Bentrovati! Nei precedenti video abbiamo parlato della nuova app Mini e della scheda vettura. Ora scopriamo invece i contenuti della scheda mappa. In questa scheda potete trovare diversi servizi di assistenza per il viaggio, dalla pianificazione dell'itinerario alla ricerca del parcheggio una volta giunti a destinazione. Entrando nella scheda troverete subito i pulsanti stazione di ricarica, distributori, parcheggio e concessionari. E toccando su uno di essi potete visualizzare i relativi punti di interesse. La nuova app Mini presenta informazioni ancora più dettagliate, utilissime durante la pianificazione dell'itinerario. Una volta inserita una destinazione, potete visualizzare tutti i parcheggi suggeriti che si trovano nelle vicinanze e conoscere i dettagli della struttura, con orari, metodi di pagamento e tariffe. E se avete un modello elettrificato, potete anche verificare se l'autonomia del veicolo è sufficiente per arrivare a destinazione. Inoltre, grazie alla funzione Invia la mia Mini, potete trasferire tutte le informazioni relative al viaggio sulla vostra auto. Un'altra funzione interessante è il cerchio di autonomia del veicolo, visualizzato sulla mappa intorno alla posizione della vostra Mini, sia nell'app che all'interno del sistema di navigazione. È poi possibile avere tutte le informazioni sul traffico, disponibili nel sistema di navigazione dell'auto. Non perdetevi il prossimo video, in cui vi farò vedere i contenuti della scheda profilo.